Era un fan accanito di Sonic. Mi piacciono i giochi più recenti, ma non mi dispiace giocare ai vecchi classici. Io non credo di aver mai giocato a giochi hackerati o con qualche glitch prima, anche se non credo di voler giocarne uno dopo quello che mi è successo. Era un bel pomeriggio d'estate, stavo giocando a Sonic Unleashed, fino a quando vidi dalla finestra il postino che metteva qualcosa nella mia cassetta della posta. Ho messo in pausa il gioco e sono andato a vedere cosa avevo ricevuto. Un gioco e una nota. Li presi e tornai in casa. Lessi la lettera. Era del mio amico Kyle, che non sentivo da 2 settimane. Era strana, era scritta male e fu difficile leggerla. Era come se Kyle l'avesse scritta di fretta. Questo è ciò che scrisse. Tom, io non ce la faccio più. Ho dovuto sbarazzarmi di questa cosa in qualche modo prima che fosse troppo tardi e spero lo farei tu per me. Io non posso farlo, lui si è impossessato di me e se non distruggi questo CD si impossesserà anche di te. Lui è troppo veloce per noi. Ti prego Tom, distruggi questo disco dimenticato da Dio prima che si impossessi di te. Per me è troppo tardi. Distruggi il disco e distruggerai lui, ma fai in fretta, altrimenti ti catturerà. Non devi giocarci, è quello che lui vuole, devi solo distruggerlo. Per favore, Kyle. Ma Sonic è buono, non cattivo. Questo è a dir poco strano. Anche se Kyle è il mio migliore amico e non lo vedevo da 2 settimane, non ho fatto quello che mi aveva chiesto. Non pensavo che un gioco potesse fargli del male. Dopotutto è solo un gioco, no? Ragazzi, mi ero sbagliato su questo. Comunque, ho guardato il disco e sembrava un normale CDR per PC. C'era scritto Sonic.exe, ma non era la scrittura di Kyle, il che significava che non l'aveva scritto lui. Non era il possessore originale. Quando ho visto la scritta Sonic sul CD, ero ansioso di giocarci perché pensavo fosse uno dei primi giochi di Sonic e io, da amante della saga, volevo provarli tutti. Sono andato nella mia stanza, ho acceso il computer e inserito il disco. Quando è apparsa la schermata iniziale ho notato che era proprio come il primo gioco di Sonic, come immaginavo, ma aveva qualcosa di strano. Quando ho premuto Start, c'è stata una frazione di secondo in cui ho visto l'immagine del titolo trasformata in qualcosa di molto diverso, qualcosa di orribile, prima che comparisse una schermata nera. Ricordo ciò che ho visto prima che lo schermo diventasse nero, il cielo si era oscurato, il logo di Sonic si era arrugginito e rovinato. Invece della scritta Sega 1991 c'era scritto Sega 666. L'acqua era diventata rossa come il sangue e in più sembrava quasi reale. Ma la cosa più strana che ho visto in quella frazione di secondo era Sonic. I suoi occhi erano neri come la pece e sanguinanti come 2 punti luminosi rossi sbarrati dritti verso di me. E il suo sorriso era più ampio del normale. Sono rimasto piuttosto turbato per l'immagine, ma ho pensato fosse un bug. Dopo che lo schermo divenne nero, rimase così per circa 10 secondi. Ma ci fu un'altra cosa strana. C'era un salvataggio. Ma che succede? Mi chiesi. Non ho mai giocato a questo gioco prima. Come fa ad esserci un salvataggio? Come anteprima, veniva mostrato un riquadro rosso davvero inquietante. Quello che mi ha spaventato di più era stata la selezione del personaggio. Mostrò soltanto Tails, Knuckles e, con mia sorpresa, il dottor Eggman. Ora ero sicuro che fosse un gioco modificato, perché non si può giocare con Eggman. In quel momento ho capito che il gioco non era glitchato, era stato hackerato. Sì, sicuramente era hackerato, era davvero inquietante, ma come un giocatore intelligente non avevo paura, o almeno cercavo di non averne. Mi sono detto che era solo un gioco hackerato e che non c'era niente di spaventoso in questo. Ad ogni modo, scrollandomi di dosso la sensazione di brividi, ho cliccato sul primo salvataggio e ho scelto Tails. Il gioco si è bloccato per circa 5 secondi e ho sentito una risata inquietante a 8-bit e l'ho subito associata a quella di Kefka di Final Fantasy, prima che il gioco tagliasse al nero di nuovo. Lo schermo rimase nero per circa 10 secondi o più, poi apparve la tipica schermata di inizio capitolo, ad eccezione delle sfumature di rosso e del testo mostrato, apparve solo il Act 1. Iniziò il tipo col livello con una musichetta tranquilla, ma al contrario, era normale eccetto per il fatto che, oltre a Tails, non c'era nessuno.
Improvvisamente comparvero dei cadaveri di animali sul percorso. Più avanti andai, più i cadaveri aumentarono e la musica di sottofondo rallentava. Gli animali erano stati uccisi in modo raccapricciante. Uno scoiattolo era impiccato ad un albero con le sue stesse viscere, un coniglio aveva le orecchie e gli arti strappati e un'altra aveva la gola tagliata ed era senza occhi. Tyle sembrava essere molto triste e spaventato. Ad un certo punto la musica si fermò. Tyle stava correndo su per quella collina e poi ad un tratto si fermò. Sopra la collina c'era Sonic, voltato di schiena. Tyle sembrava felice di vederlo, ma lo stesso non potevo dirlo io. Provavo a farlo allontanare, ma non riuscivo a controllarlo con la tastiera. Era probabilmente un cutscene. Tyle andò incontro a Sonic e avevo il presentimento che sarebbe finita male. Improvvisamente, in una frazione di secondo, ho visto Sonic con gli occhi aperti. Due grandi occhi neri con due punti rossi al centro che guardavano Tyle, che era impaurito e tremava come una foglia. Poi lo schermo diventò nero. Rimase nero per circa 7 secondi e poi apparve un testo bianco con scritto: «Ciao, vuoi giocare con me?» A questo punto ero davvero spaventato. Non volevo continuare il gioco, ma la mia curiosità ebbe la meglio su di me e proseguì. Arrivai in un livello chiamato Hide and Seek. Questa volta ero nel livello degli Angel Island e tutto era in fiamme. Tyle sembrava come se fosse fuori di testa questa volta. Mi guardava e faceva gesti disperati verso di me, come se volesse uscire dalla zona il più velocemente possibile. Stavo cominciando ad andare fuori di testa. Così premetti il tasto freccia più forte che potevo e Tyle corse più veloce che poté. Improvvisamente sentii di nuovo quella risata inquietante, terribile, la risata di Kefka. Vidi arrivare Sonic accompagnato da tuoni che scoppiavano ovunque sullo schermo. Aveva di nuovo quegli occhi neri e rossi. La musica cambiò in una musichetta di suspense e vidi Sonic dietro Tyle. Allora incominciai a correre, ma Sonic mi raggiunse. Sonic non correva, stava volando. Il volo sembrava molto simile a quello di Metal Sonic da Sonic CD, solo che era il normale Sonic. Questa volta aveva il sorriso più squilibrato, sembrava come se stesse godendo il tormento che stava dando al povero Tyle. Improvvisamente, quando Tyle provò ad affrontare Sonic, la musichetta si fermò e Sonic scomparve. Tyle si mise a piangere per 15 secondi. La scena era piuttosto sconvolgente e a guardarla piansi anch'io. Sonic riapparve proprio di fronte a Tyle ed esso lo guardò con orrore. Il sangue iniziò a scendere dagli occhi anneriti di Sonic e un sorriso crebbe sulla sua faccia mentre spaventava il povero Tyle. Potevo soltanto stare a guardare. Proprio in una frazione di secondo, Sonic si avventò su Tyle e lo schermo diventò nero. Si sentì un forte rumore stridente che durò per circa 5 secondi. Apparve una scritta sullo schermo: «Sei troppo lento. Vuoi provare di nuovo?» Poco dopo si sentì un'altra volta quella terribile risata. Ero così scioccato da quello che era successo. Sonic ha ucciso Tyle. No, non poteva essere. Lui e Tyle sono i migliori amici, giusto? Perché Sonic dovrebbe mai ucciderlo? Poi sono stato riportato alla selezione del personaggio. Però Tyle era strano, sembrava spaventato, aveva gli occhi vuoti. Ignorai la cosa e scelsi Knuckles. Si sentì di nuovo la risata e lo schermo diventa nuovamente nero per altri 10 secondi. Questa volta la schermata diceva: «Non puoi scappare». Ero veramente fuori di testa ormai. Non posso più dire che si tratta di un problema tecnico, di un hack o qualcosa del genere, di scherzo di cattivo gusto o qualcosa di reale, ma nonostante la mia paura per ciò che è accaduto, ho continuato a giocare. Il livello successivo sembrava molto diverso. Il livello era Scrap Brain, ma lo sfondo del cielo sembrava quello del menu principale. Ho anche notato che Knuckle sembrava aver paura, proprio come Tyle, anche se non tanto. Piuttosto sembrava innervosito. Sembrava come se non fosse sicuro di proseguire. Ma io andavo avanti comunque. Corse veloce nel buio e lo schermo iniziò a sfarfallare rosso e poi quella risata tornò. Dopo pochi secondi di corsa ho notato diverse macchie di sangue sul terreno metallico. Ho sentito un crescente senso di paura, ancora una volta, pensando che qualcosa potesse accadere anche a Knuckles. Mentre camminava era nauseato come me, ma ho continuato. Improvvisamente Sonic apparve davanti a Knuckles con i suoi soliti occhi neri e rossi. Poi lo schermo diventò di nuovo nero.
Ad un tratto apparve una scritta: «Ti ho trovato». Sonic ha trovato Knuckles. Che stava succedendo? Knuckles si guardò intorno come se fosse in preda al panico. Sonic era introvabile. Improvvisamente Sonic apparve proprio dietro a Knuckles in quella che sembrava essere una nube di fumo nero. Ho fatto girare Knuckles e poi ho dato un pugno a Sonic, ma Sonic svanì prima che potessi colpirlo. Quella risata terribile risuonò di nuovo. Sonic apparve di nuovo e provai a dargli un pugno ancora una volta. Sparì nuovamente. Knuckles andò nel panico e anche io sembravo impazzito. Sonic stava praticamente giocando con noi. Stava giocando un gioco perverso e malato. Con me e Knuckles. Un altro filmato partì in cui Sonic prendeva la testa di Knuckles e la sbatteva a terra. E poi, in una frazione di secondo, Sonic si avventò su Knuckles e lo schermo tornò nero con un altro rumore che durò per almeno 3 secondi. Un altro messaggio apparve sullo schermo. Tante anime con cui giocare in così poco tempo? Che diavolo! Iniziai a pensare che Sonic provasse a parlare con me, ma ero troppo spaventato per rifletterci. Sono stato riportato al menu principale e questa volta Knuckles era grigio, aveva gli occhi neri e sanguinanti e aveva uno sguardo triste sul volto. Ho cominciato a pensare che i personaggi fossero le anime di quelli che possedevano il gioco prima di me, ma non potevo crederci. Così ho spento il gioco e ho preso una pausa. Ho fatto un pisolino e mentre dormivo ho fatto un bruttissimo incubo. Ero nel buio totale e sentivo le voci di Tails e Knuckles che gridavano. Ad un tratto Sonic apparve davanti a me e le grida di Tails e Knuckles si fecero più forti. Sonic mi disse: «È molto divertente giocare con te, proprio come lo era con il tuo amico Kyle, anche se non è durato a lungo. Non passerà molto tempo prima che tu diventi parte del mio gioco insieme a tutti i miei amici. Non puoi fare nulla, sei nel mio mondo adesso». Mi svegliai subito, spaventato. Dopo un paio di ore decisi di continuare a giocare. Non so perché, ma dovevo sapere, dovevo capire perché questo stava accadendo. Così accesi il computer e inserì il gioco e scelsi Eggman. Pensai di nuovo a quanto fosse stravagante giocare con Eggman. Comunque il titolo del livello apparve di nuovo e questa volta c'era scritto nulla, una serie di puntini. Questa volta ero in una specie di corridoio. Il pavimento era lucido e a scacchi. Le pareti erano di un viola scuro grigiastro con candele e macchie di sangue un po' scure qua e là. E c'era una tenda di un rosso scuro appesa sopra la parte superiore dello schermo. La musichetta era piuttosto strana, era un'altra musica allegra, ma al contrario. Eggman non sembrava del tutto nervoso come Tails e Knuckles, ma aveva uno sguardo sospettoso sul volto, come se fosse solo un po' paranoico. Fece una piccola animazione in cui girava la testa a sinistra e poi a destra per almeno 2 volte. Poi alzò le spalle verso di me, come se non avessi idea di cosa fosse o cosa stesse succedendo. Anche se avevo paura, ho voluto proseguire. Eggman faceva la sua solita animazione della corsa. Sai, quando l'hai picchiato al termine di un classico gioco di Sonic e lo inseguono. Abbiamo continuato a passare attraverso il corridoio. Arrivai in una lunga rampa di scale che conduceva verso il basso. Mi fermai. Ero nervoso. Anche Eggman non sembrava più sicuro di sé, ma premetti avanti. Quando portai Eggman giù per le scale, notai che i muri erano diventati più scuri e più rossastri. Le torce divennero di un blu inquietante. Poi arrivammo in un altro corridoio, questo era più lungo di quello precedente, o almeno sembrava. Ci dirigemmo verso un'altra rampa di scale che andava verso il basso. Questa volta era molto più lunga, ci misi un minuto a percorrerla tutta. Tornò la risata di Kefka e tutte le pareti divennero nere insieme alla luce delle torce. Quando Robotnik arrivò a un terzo corridoio, notai che era sembrava molto spaventato e, anche se cercai di nasconderlo, non potevo dargli torto, ero spaventato anch'io. Improvvisamente Sonic spuntò davanti a Robotnik e lo schermo divenne nero per 15 secondi. Poi mi mostrò un'immagine. L'immagine era un'iperrealistica rappresentazione di Sonic nel buio, dove si può solo vedere la sua faccia mentre la sua testa e il busto sono avvolte in un nero spiadito. Il suo viso, oddio, aveva il sorriso più orribile che avessi mai visto. Ancora una volta piangeva sangue e aveva 2 piccoli punti luminosi rossi in quegli occhi neri sbarrati dritti verso di me, come se mi fissassero, se fissassero la mia mente. Il suo sorriso era ampio e demoniaco, letteralmente allungato ai lati del viso come un gatto del Cheshire, ad eccezione che Sonic aveva zanne e denti molto affilati,
proprio come i denti di Werorg. Aveva macchie di sangue e pezzi di piccoli carni sulle labbra e sulle zampe, come se avesse mangiato qualche animale. Fissai quell'immagine raccapricciante per ben 30 secondi, senza mai distogliergli gli occhi di dosso. Mi sentivo come se effettivamente mi guardasse sorridendo. A me. Riecheggiò di nuovo la risata di Kafka, ma questa volta sembrava distorta e demoniaca. E di nuovo apparve l'immagine, ma questa volta con una scritta che mi fece rabbrividire. Io sono Dio. È stato quando ho letto quel messaggio che ho capito. Questo Sonic era un mostro, un demone, e ha preso l'anima di Kyle per trasformarla in una delle pedine del suo pezzo di gioco. Mentre guardavo lo schermo, apparve una scritta. Sei pronto per il secondo round, Tom? Ero davvero spaventato. Poi tornai al menu principale e alla selezione dei personaggi e vidi che Robotnik era conciato come Knuckles e Tails. Guardai Tails, Knuckles e Robotnik e piansi un po'. Capì che le loro povere anime erano rimaste intrappolate per sempre nel gioco di Sonic. Poi il computer si spense, non riuscivo a riaccenderlo. Quel Sonic è l'incarnazione stessa del male, tortura la gente che gioca al suo gioco in più di un modo e poi, quando si annoia, ti trascina nel gioco, ti trascina letteralmente all'inferno, dove può giocare sempre con voi, come un suo giocattolo. Non riesco a far uscire il gioco dal PC, ma sono riuscito a riaccenderlo. Dopo essermi seduto per 25 secondi ho sentito una voce dietro di me, come un sussurro. Cerca di rendere il gioco interessante, Tom. Mi voltai per vedere da dove venisse la voce e quello che vidi mi fece urlare. Seduto sul mio letto, guardando dritto verso di me, c'era Sonic sorridente, con macchie di sangue sotto i suoi occhi.